Benzinai, revocato il secondo giorno di sciopero dopo il nuovo incontro tra governo e sindacati, oggi adesione all'85%, prezzi dei carburanti in aumento, al self benzina a 1,86 al litro, gasolio sopra 1,90 €. Regione Sicilia convoca Alis Academy, tavolo tecnico per investimenti nella formazione e l'occupazione nel trasporto e nella logistica in funzione del PNRR. I porti della Sardegna tornano ai livelli pre-Covid, la ripresa del turismo nel 2022 spinge il traffico passeggeri, crescita del 22% rispetto all'anno precedente. Guerra in Ucraina ad una svolta, Stati Uniti e Germania pronti a inviare i tank a Kiev, dura risposta di Mosca, avviati test con missili ipersonici nell'Atlantico. Microsoft in down, interrotti per ore in tutto il mondo Outlook e Teams, bloccata da giorni la posta elettronica di milioni di utenti Libero e Virgilio. Buonasera. È stato revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai, con i distributori che dunque domani riapriranno. Il fermo, iniziato alle 19 di ieri, ha oggi raccolto l'adesione di circa l'85% dei gestori. La revoca è stata annunciata nel pomeriggio dalle sigle sindacali a seguito dell'ennesimo incontro con il governo. E se il tavolo tra l'esecutivo e i rappresentanti del settore riprenderà l'8 febbraio, il confronto si sposterà intanto in Parlamento, dove è già stata avviata una serie di incontri tra i benzinai e i gruppi parlamentari al fine di valutare eventuali modifiche al decreto cosiddetto trasparenza varato dal governo. Intanto continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, tornati sui livelli dello scorso luglio, stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, al self la benzina ha raggiunto quota 1,86 € al litro, mentre il gasolio ha superato l'1,90 €. Quanto alla modalità servito, i prezzi di benzina e gasolio sono invece rispettivamente saliti a 1,99 e 2,04 €. Tendenza inversa invece per il prezzo del gas, sceso attorno ai 57 € per megawattora, segnando un calo da inizio anno pari al 25%. Ma diamo invece ora uno sguardo veloce ai mercati finanziari. Le borse europee oggi hanno perso terreno in attesa delle imminenti riunioni delle principali banche centrali che detteranno la dinamica dei listini. Proprio sulle decisioni di politica monetaria della BCE è intervenuto nei giorni scorsi il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, secondo cui Francoforte dovrebbe adottare un approccio prudente per quanto riguarda l'intensità e la tempistica della stretta. L'Italia è in grado di reggere i rialzi dei tassi usando la prudenza che ha caratterizzato la legge di bilancio, mantenere conti pubblici in ordine e, quindi, disavanzi ridotti e decrescenti nel tempo è cruciale. Ma anche da Francoforte occorre un approccio prudente sull'intensità e la tempistica della stretta. Dopo oltre 2 mesi di silenzio sulla scelta della BCE, il governatore della Banca d'Italia riporta in campo le colombe di fronte alle tante voci della BCE e solleva un problema di comunicazione che bisogna migliorare da parte degli esponenti della banca centrale. Era da metà novembre quando aveva chiesto un approccio meno aggressivo dopo 2 rialzi dei tassi consecutivi da 3/4 di punto percentuale che il governatore taceva. Nel frattempo la BCE ha frenato a mezzo punto a dicembre, ma le parole dei falchi hanno punteggiato il dibattito. Da ultimo a Davos una ridda di dichiarazioni per rintuzzare le indiscrezioni circolate sulla Bloomberg di un ritmo meno serrato dei rialzi da marzo in poi. Visco ora è tornato a farsi sentire, riconosce che, passata la deflazione, la politica monetaria non poteva più essere the only game in town, come quando faceva da supplente ai governi nello stimolare la crescita, e che un'inflazione tanto alta pone rischi significativi per famiglie e imprese, ma aggiunge: stiamo dando messaggi troppo duri e spaventiamo anziché accompagnare. Dopo 8 anni il centrodestra torna a guidare il Consiglio Superiore della Magistratura con un suo consigliere laico. Si tratta di Fabio Pinelli, avvocato padovano in quota Lega e da oggi nuovo vicepresidente del CSM. Lo ha eletto il plenum presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al terzo scrutinio con 17 voti contro i 14 andati a Roberto Romboli del PD.
una la scheda bianca. Cerchiamo di essere credibili, trasparenti e mai obliqui nell'interesse del Paese, ha detto Pinelli al termine dello scrutinio. Orienterò ogni mio comportamento nell'interesse dell'Italia con la guida e il faro del Presidente della Repubblica. Al vicepresidente gli auguri del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha poi rimarcato la linea del Colle sull'attività dell'organo di garanzia della magistratura, obiettività e concretezza anche su nodi complessi. La nomina arriva in un momento quanto mai delicato per il governo, proprio sul fronte della giustizia e di una riforma ancora sotto la lente di ingrandimento che sta creando fibrillazioni anche all'interno dello stesso esecutivo. In merito ascoltiamo ai nostri microfoni le dichiarazioni del viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto. Diciamo che bisogna riformarla con intelligenza, con moderazione, senza colpi di testa, ma tenendo conto di una fondamentale esigenza, che la giustizia è scritta per il cittadino, non è scritta né per gli avvocati, né per i magistrati, né per la politica. Con questo focus, con questa stella polare, non è difficile organizzare le norme. Diciamo gli sforzi sono quelli di mediare su determinate posizioni cristallizzate. Mi riferisco per esempio all'abuso d'ufficio, alla possibilità di liberare gli amministratori da una norma che è diventata non solo obsoleta ma pericolosa, perché stimola procedimenti penali molto lunghi e che paralizzano l'azione amministrativa. Questo è un passaggio, diciamo, secondo me maturo di un paese civile, ma che richiede, ripeto, la capacità e la voglia del cambiamento. Le riforme si possono scrivere, si possono avere anche le strutture, ma se non ci sono gli uomini e le donne che le interpretano e che ci credano, le riforme non funzionano. Sembrano sempre più concreti i rischi di un'escalation del conflitto in Ucraina, giunto dopo 11 mesi ad una vera e propria svolta. Il governo tedesco ha ufficialmente autorizzato l'invio di 14 dei suoi carri armati migliori, i Leopard 2, all'Ucraina in vista della nuova fase di combattimenti alle porte con la Russia. Non solo, la Germania ha deciso inoltre di autorizzare la cessione dei tank di sua produzione in possesso di altri paesi. A tutto ciò si aggiunge l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che poco fa ha confermato il piano che prevede l'invio di decine di carri armati Abrams a Kiev. Decisioni queste che hanno scatenato l'ira della Russia. Le forze armate russe distruggeranno i carri armati statunitensi e gli altri equipaggiamenti militari della NATO, ha tuonato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, mentre Mosca ha avviato test con missili ipersonici nell'Atlantico, annunciando inoltre prossime manovre navali con Cina e Sudafrica. Per fare il punto sulla situazione in Ucraina si è tenuto nel pomeriggio un colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente americano Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier britannico Sunak. Dopo settimane di trattative e polemiche arriva la svolta sui tank per l'Ucraina. Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad inviare gli Abrams M1, punta di diamante, dell'equipaggiamento militare a stelle e strisce, e la Germania, dal canto suo, a fornire i Leopard finora negati. Sono i carri armati a lungo invocati da Kiev per cambiare le sorti di un conflitto giunto ormai all'undicesimo mese e oggetto di uno scontro senza precedenti che ha rischiato di minare la coesione dell'alleanza. Olaf Scholz e Joe Biden avrebbero trovato l'accordo e il cancelliere, sotto pressione da giorni per aver rifiutato di far andare la Germania avanti da sola, nonostante il pressing degli americani, ottiene un importante risultato diplomatico. La progressiva apertura della Germania dopo la divisione registrata a Ramstein si era già avvertita nelle parole del neo ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. I partner potranno iniziare ad addestrare gli ucraini all'uso dei Leopard, aveva detto di prima mattina a Berlino. È l'intesa con Washington, però, che ha accelerato la comunicazione della decisione berlinese. Scholz aveva infatti chiarito a Joe Biden nei giorni scorsi che la Germania sui Superpanzer sarebbe andata avanti soltanto insieme. Il cancelliere ne ha fatto un principio inderogabile, affiancato alla condizione che la NATO non diventi parte del conflitto.
Per quanto riguarda l'Italia, inoltre, ieri la Camera ha dato il via libera definitivo con 215 voti a favore e 46 contrari al decreto legge ucraina che proroga fino a fine anno l'autorizzazione alla cessione da parte italiana di aiuti militari a Kiev. E mentre il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha precisato che per il momento si tratta soltanto di sistemi di difesa aerea, il ministro della difesa Guido Crosetto ha sottolineato la necessità di ripristinare le scorte militari nazionali. Ascoltiamolo. Le spese della difesa sono sostanzialmente tre. Una è il personale, una sono gli investimenti e l'altra è la spesa corrente. Se io diminuissi il bilancio difesa potrei intervenire non sul personale, potrei intervenire o sugli investimenti o sulla spesa corrente. La spesa corrente sono le manutenzioni. Se taglio le manutenzioni, quello che ho lo butto via. Perché in un momento di questo tipo nessun paese è in grado di tagliare gli investimenti della difesa, anche perché l'aiuto che abbiamo dato in questi mesi all'Ucraina è un aiuto che in qualche modo ci impone di ripristinare le scorte che servono per la difesa nazionale, per cui le due cose sono collegate. Veniamo ora ad una notizia che interessa Alice e in particolare la grande attenzione che da sempre la nostra associazione riserva alle iniziative legate a formazione e crescita occupazionale. Alice Academy è stata convocata dalla Regione Sicilia per partecipare oggi ad un tavolo tecnico incentrato sui temi dell'aggiornamento delle competenze richieste nel mondo del lavoro e dei fabbisogni professionali delle imprese del territorio. Il tutto in chiave PNRR per supportare la Regione Sicilia nell'elaborazione della propria strategia di investimenti in materia di formazione, lavoro ed occupazione. A rappresentare l'associazione il coordinatore di Alice Academy, Nicolò Bergins. 1,4 miliardi per rimettere in moto la macchina del turismo. A tanto ammonta il Fondo Rotativo Turismo, misura promossa dal Ministero del Turismo nell'ambito delle risorse del PNRR e gestita da Invitalia. A presentarla in conferenza stampa il ministro Daniela Santanchè, che ha anche annunciato l'apertura a partire dal prossimo 30 gennaio dell'apposita piattaforma su cui le imprese potranno scaricare la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento. Obiettivo? Riqualificare strutture ricettive in chiave sostenibile, puntando all'efficientamento energetico, la messa in sicurezza e la digitalizzazione. Un intervento senza precedenti, ha rivendicato il ministro, che consentirà alle imprese di essere maggiormente competitive e al passo con i continui cambiamenti del settore. Intanto spiragli di una ripresa del comparto arrivano dalla Sardegna, traffico passeggeri in costante crescita che nel 2022 ha sfiorato i 5 milioni di passeggeri complessivi su tutti gli scali portuali dell'isola e tonnellaggio merci in sostanziale tenuta nonostante la pesante crisi economica determinata dal conflitto russo-ucraino. Sono i numeri diffusi stamane dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna riguardo l'attività nell'anno appena concluso, risultato spinto in modo particolare dal record degli scali di Olbia e Porto Torres che crescono rispettivamente del 3% e del 10% rispetto all'ultimo dato positivo pre-pandemia. Tiene anche il settore delle merci che globalmente chiude il 2022 con circa 44 milioni di tonnellate. Lavoriamo incessantemente creando sempre nuove condizioni di attrattività commerciale, finanziaria e operativa dalle ZES alla zona franca doganale fino all'Agenzia per il lavoro portuale del transshipment, ha commentato il presidente della DSP Massimo Deiana. Passiamo ora alla cronaca. A poco più di una settimana dall'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, alcuni studi hanno rilevato che a livello territoriale la presenza delle organizzazioni criminali risulta più diffusa al sud, sebbene forti criticità siano state segnalate anche nelle aree economicamente più avanzate del centro-nord.
In Italia è tra le principali società in cima alla classifica per fatturato, non molto al di sotto di aziende come GSE, Eni ed Enel. È la mafia SPA con un giro d'affari di 40 miliardi di euro all'anno, pari a oltre il 2% del PIL. Un valore sottostimato per la CGIA, che ha studiato il fenomeno prendendo in esame i dati della Banca d'Italia e che definisce imbarazzante l'indicazione dell'Unione Europea che dal 2014 consente a tutti i Paesi membri di conteggiare nel PIL alcune attività economiche illegali, come la prostituzione, il traffico di droga e il contrabbando di sigarette. Grazie a questa opportunità, nel 2020, ultimo dato disponibile, abbiamo gonfiato la ricchezza nazionale di 17,4 miliardi, quasi un punto di PIL. Una decisione, per gli artigiani, eticamente inaccettabile. Come dimostrano vari studi a livello territoriale, la presenza più diffusa delle organizzazioni economiche e criminali è nel Mezzogiorno, anche se ormai molte evidenze segnalano la presenza di queste realtà illegali nelle aree economicamente più avanzate del centro-nord. Oltre ai 17,4 miliardi prodotti dalle attività illegali, il PIL nazionale assorbe altri 157 miliardi, di cui 77,9 sono nascosti dalla sottodichiarazione, 62,4 dal lavoro irregolare e 15,2 dalla voce altro. I 174,4 miliardi complessivi compongono la cosiddetta economia non osservata, che è interamente conteggiata nel PIL nazionale. Ancorché non sia possibile quantificarne la dimensione, è evidente che anche una parte importante di questo stock sia riconducibile alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, a dimostrazione che i 40 miliardi di volume d'affari addebitati a mafia SPA sono purtroppo una cifra sottostimata. Celebrerà quest'anno la sua 15ª edizione il premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dal magazine Mare Nostrum e promosso dal gruppo Grimaldi. Per celebrare questo importante traguardo, il bando di gara prevede l'ampliamento delle aree tematiche e delle finalità culturali della competizione in linea con l'evoluzione dello shipping a livello globale. La salute dell'ecosistema marino è il nuovo topic che gli elaborati potranno sviluppare e che affianca gli argomenti tradizionalmente oggetto del concorso. Autostrade del mare come alternativa sostenibile al trasporto delle merci e Mar Mediterraneo come via di comunicazione tra i popoli e luogo di scambio culturale e turistico. I premi, 5 dal valore di 10.000 euro, verranno attribuiti da una giuria internazionale composta da illustri personalità del giornalismo e presieduta da Bruno Vespa. Veniamo ad una notizia che interessa il mondo del trasporto su gomma. L'Austria impedisce la libera circolazione di uomini e mezzi, è concorrenza sleale. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha inoltre annunciato di aver scritto al commissario dei trasporti UE per chiedere l'avvio della procedura di infrazione nei confronti del paese che, introducendo nuovi divieti alla circolazione dei mezzi pesanti, danneggia imprese e autotrasportatori italiani. Si è concluso in negativo il 2022 del mercato dei veicoli commerciali europeo. L'Eurozona infatti ha registrato una contrazione delle vendite pari al 14,6% e la cui causa è da attribuire principalmente ai problemi della catena di approvvigionamento delle materie prime che hanno influito notevolmente sulla disponibilità dei veicoli nell'arco di tutto l'anno. Un andamento peggiore di quello del 2021, registrato per tutti i segmenti di veicoli. In Italia la perdita è stata complessivamente del 12,3%, con dati in caduta per tutte le tipologie, ad eccezione dei veicoli ed autocarri pesanti, che rispettivamente hanno registrato una crescita del 5,1% e 10,5%. Passiamo ora al fronte epidemiologico. Per la sesta settimana consecutiva l'andamento dei ricoveri Covid nel nostro paese risulta in discesa. Secondo la FIASO, il dato negli ultimi 7 giorni ha registrato un calo del 18%. Intanto il sistema sanitario italiano è alle prese con l'aggravarsi del fenomeno della desertificazione sanitaria, ovvero della crescente carenza di personale negli ospedali e nelle strutture di cura.
La carenza di medici e infermieri attraversa tutta l'Italia, ma nelle aree interne del paese, caratterizzate dalle difficoltà di accesso ai servizi, assume i contorni di una desertificazione sanitaria. Sono 39 le province più in sofferenza e si concentrano in 9 regioni. A fornire la mappa è il report presentato da Cittadinanza Attiva nel corso dell'evento Bisogni di salute nelle aree interne tra desertificazione sanitaria e PNRR, basato su dati ufficiali del Ministero della Salute relativi al 2020. Dai paesini dell'Appennino o alpini a quelli della costa calabrese fino a quelli dell'entroterra sardo e ligure, le aree interne rappresentano circa il 53% dei comuni italiani e ospitano un quarto della popolazione. Sono 9 le regioni più colpite, Lombardia e Piemonte, seguono Friuli Venezia Giulia e Calabria con 4 province a rischio desertificazione sanitaria, quindi Veneto, Liguria ed Emilia Romagna con 3 province ciascuna, Trentino, Alto Adige e Lazio con 2. Le riforme previste dal PNRR potranno avere gli effetti sperati se all'investimento sulle strutture si affiancherà un adeguato investimento sul personale, afferma Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva. Un problema di configurazione di rete sarebbe alla base dell'improvviso down dei servizi di Microsoft. Outlook, Teams, Azure e Xbox Live hanno improvvisamente smesso di funzionare nelle prime ore del giorno, costringendo l'azienda a correre ai ripari. Stiamo analizzando la migliore strategia di mitigazione per risolvere il problema senza causare ulteriori impatti, ha dichiarato la società americana, comunicando che l'ultimo aggiornamento sospettato di essere il colpevole del down di sistema è stato prontamente annullato e che si sta monitorando la situazione. Il crash di Microsoft arriva in una settimana delicata per l'informatica, dopo il blackout che da giorni interessa la posta elettronica di Virgilio e Libero. Con questa notizia si chiude il TG di questa sera, grazie per l'ascolto, appuntamento domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News, buon proseguimento di serata.